facciamo troppa teoria su questo, allora, Giuliano. Passiamo però anche alle altre persone che vengono in montagna con lei. Magari hanno tutte le 10 dita, però soffrono di vertigini, oppure hanno la pressione bassa, insomma hanno mille altri limiti. Ecco, che cosa insegna all'uomo il limite in montagna? Non saprei, adesso rispondere in diretta. Cioè, creare limiti per uno o per l'altro, per le persone, è molto difficile, no? Limite conseguente alle proprie capacità, al proprio modo di esprimere, di esprimersi, al proprio essere, alla conoscenza, alla capacità. L'importante è conoscere se stessi. Il limite è quello che noi conosciamo, ognuno sa e capisce il proprio limite. Quando uno vuole superare il proprio limite per emulare qualcuno, allora supera il limite. E lei spesso che frequentando le montagne spesso avrà visto persone che sono andate oltre questa soglia da loro stessa riconosciuta e si sono esposti a quell'altra faccia del limite che è il rischio? Sì, certo. E lei come reagisce in questi modi? Si sente di dire qualcosa, di biasimare magari un comportamento sbagliato in montagna, oppure no? Sa, è difficile dare dei giudizi, oppure andare a criticare, oppure indirizzare qualcuno quando si trova lungo un sentiero, oppure in una salita, o che, perché sì, è capitato qualche volta che ho sentito, oppure... Però quando ti rivolgi a questi che vedi che sono lì un po' in difficoltà e dai dei suggerimenti, ok, ti mandano un po', no? Allora quello che poi pensi alla fine è che nonostante tutto ciò, quando vedi queste cose e senti dei casi di incidenti che succedono, raffrontandoli a quello che hai visto e a tutta la gente che frequenta questo ambiente con non preparazione adeguata, che dici, vabbè, in fin dei conti non sono poi molti questi incidenti. Ecco, un'ultima questione d'attualità vorrei affrontare su questo tema anche del limite della menomazione. Talvolta alcuni disabili hanno fatto anche notizia, sono diventati dei personaggi per delle imprese alpinistiche oppure per delle particolari rivendicazioni, penso al caso Pistorius che tanto fa discutere per l'annessione alle Olimpiadi. Ecco, lei come vede questa esposizione della persona disabile nel senso che abbiamo inteso, ecco, sui media che alimenta dibattiti e polemiche? Beh, qua mi trovo in una situazione, in una posizione, voglio dire, un po' particolare, mia personalissima. E cioè, ripudio qualsiasi forma di tant'è vero che il protagonismo sta per... esatto, tant'è vero che, e qua non possono smentirmi sicuramente gli amici qua presenti e neanche quelli che non sono qua presenti ma che conosco e ho frequentato, che prima di sapere della mia disabilità sono passati degli anni e nessuno se ne è accorto, ma non perché, sì, camuffavo, ma si può camuffare, ma perché ho fatto un esercizio molto intenso e anche sacrificando tanto di me stesso per arrivare a un comportamento strutturale, fisico, da non dare l'idea di non essere un... E dopo, con questa mentalità, come posso essere d'accordo con chi può reclamizzare un prodotto? Cioè, sì, reclamizzare un prodotto che non c'è più, perché una gamba che non c'è non è un prodotto. C'era, ma se non c'è più, non reclamizzare quelle cose, per piacere. Cioè, siamo lì, adesso ci lamentiamo della gente e delle persone che vanno a chiedere la carità, ok, ma questi mendicano, e allora lasciamo perdere. Molto chiaro, no? Chiedo al pubblico raccolto qui al Parco dei Mestieri e soprattutto anche a chi ci ascolta a casa. Veniamo alla sua attività attuale, per non parlare troppo al passato. Lei perché ha scelto di diventare istruttore di sci alpinismo? Non è che sia stata una cosa
spinta da chissà quale motivazione particolare oppure spinto da come cioè Don Ivan che guarda lo spirito missionaristico, però insomma in questo senso potrebbe anche essere, se si vuole interpretare in quel modo. Ma io con mio fratello Giorgio abbiamo avuto un'intensa attività alpinistica e lui aveva l'ambizione di diventare istruttore, di diventare guida alpina, di diventare internazionale. Questo è successo e ci siamo preparati assieme. Lui ha conseguito questo patentino che poi lui è venuto a mancare e faceva parte, era componente della scuola Graffer di Trento, la scuola di alpinismo e di alpinismo di Trento. E venendo a mancare lui, poi ho detto, vabbè, se siamo stati assieme, l'ho preparato, e diceva, vabbè, facciamo in modo che insomma qualcosa continui all'interno di questo, come, ma non come nome, ma come spirito, se non altro, come identità e come... E allora mi sono messo a prepararmi anch'io, mi sono fatto i miei esami, ho fatto tutti i corsi necessari per diventare istruttore, ma non era neanche in quanto io aspiravo all'ambizione di avere questo, perché a me non è che interessi molto, ma era solo perché, ripensando poi a questo, tornando indietro, rivedendo un po' tutta l'attività che avevo fatto antecedentemente a questo momento, e vedendo i rischi che avevo corso, tutti i pericoli, senza avere cognizione, senza essere preparato così, ci siamo fatti un po' da soli. E dico, vabbè, c'è questa scuola, c'è questo modo di poter preparare la gente a superare, perlomeno. Perché l'istruttore non è che dai corsi crea degli sci alpinisti o degli alpinisti, degli arrampicatori, ma perlomeno il suo intento è quello di dare le prime nozioni per evitare perlomeno i malanni più gravi, quelli meno evidenti, che sono quelli più pericolosi. Allora dico, beh, pensando a quello che ho passato, a tutte quelle a quei momenti di ignoranza, è chiaro, e dico, vabbè, perché non facciamo in modo di trasmettere la nostra esperienza e di cercare di far superare perlomeno questa prima fase, poi nel tempo arriveranno con l'esperienza a vedere.